Mentre la sinistra grida al golpe, parla di rischio democratico e scatena la stampa contro la svolta autoritaria di Giorgia Meloni e del suo governo. Ecco che sul premierato la madre di tutte le riforme, così come l'ha definita il premier, arriva una mano tesa. Forse a sorpresa. Già. Perché Matteo Renzi apre alla riforma costituzionale proposta dall'esecutivo. Lo stesso Renzi che, da Palazzo Chigi, provò a cambiare la Costituzione, finendo però per schiantarsi. Il leader di Italia Viva, intervistato dal Corriere della Sera, spiega: noi vogliamo l'elezione diretta del premier. Permettere ai cittadini di scegliere chi deve governare è una cosa normale in tutto il mondo. Ed è un passo in avanti per l'Italia. Noi l'avevamo messa nel programma delle politiche. Non cambiamo idea ogni anno. Quando chiedono a Renzi se Italia Viva, dunque, voterà il testo della riforma varato dal Consiglio dei Ministri, risponde: se ho perso Palazzo Chigi, allora, è solo perché sulla riforma costituzionale le opposizioni hanno usato il referendum contro di me. Ai miei avversari di allora, da Meloni a Grillo, da Salvini a D'Alema, non interessava la Costituzione. Bastava farmi fuori. E io non farò a Giorgia ciò che Giorgia ha fatto a me, perché io non sono come loro. Noi siamo seri, siamo pronti a votare la riforma costituzionale restando all'opposizione. Poi, a stretto giro, aggiunge: il voto però non è scontato. Dipenderà da quali emendamenti saranno accolti. Non diciamo sì a prescindere come fa la destra, non diciamo no a prescindere come fa il campo largo. Miglioriamo il testo e poi decidiamo.